Buongiorno a tutti e benvenuti alla decima lezione del modulo di malattie dell'apparato cardiovascolare del corso integrato di medicina interna specialistica. Oggi affrontiamo un argomento in realtà considerato fino a poco tempo fa di nicchia, in realtà estremamente importante perché è gravato da un'alta letalità che sono le sindromi aortiche acute. Per sindromi aortiche acute si intendono tre differenti quadri che sostanzialmente vanno a coinvolgere la struttura, è una patologia soprattutto dell'aorta, intesa come tutto il tratto dall'emergenza della valvola aortica fino a delle diramazioni nell'iliaca comune. Per sindrome aortica acuta si intendono per l'appunto una di queste tre entità che sono la dissezione aortica, l'ematoma intramurale e l'ulcera aterosclerotica penetrante. Ci soffermeremo in particolare sulla dissezione aortica perché è quella più frequente, quella più importante, quella che soprattutto in un setting di emergenza-urgenza è più spesso facile incontrare ed è anche quella che sostanzialmente poi porta ad un elevato tasso di mortalità se non trattata in maniera adeguata. Parliamo quindi di dissezione aortica. Cosa intendiamo per dissezione? Per dissezione aortica si intende sostanzialmente la rottura della parete parziale della parete aortica con la formazione di un secondo canale che viene chiamato falso lume. La fisiopatologia della dissezione aortica può evolvere, come vedete nella figura di sinistra, da per esempio un ematoma, e quindi per un esempio, in seguito a un trauma, un ematoma all'interno della media, che è la tonaca muscolare dell'aorta. Questo ematoma, se rifornito, si amplia, si espande, scolla in senso caudale o craniale la media e forma questo falso lume. Quello che vedete nella figura a sinistra è un meccanismo fisiopatologico di tipo prima, tra virgolette, la formazione dell'ematoma e poi la fissurazione. Per quanto riguarda invece il meccanismo fisiopatologico di destra, vedete, avete prima la fissurazione, cioè l'endotelio si rompe, si crea un tramite tra il torrente di sangue e la media, e la muscolare, e l'endotelio è rotto, è aperto, il sangue in pressione spinge sulla tonaca media e la va a scollare. In questo caso quello che si può vedere è un tiro, un foro, tra virgolette, una lesione in entrata e, se siamo fortunati, anche una lesione in uscita. In entrambi i casi, quello che io vedo tagliando per una sezione sagittale il mio tratto malato dell'aorta è due lumi, un vero lume che spesso è il più piccolo come area ed è schiacciato, e un falso lume che è in realtà quello che si è formato con la dissezione. Quindi all'interno del vero lume ho le cellule endoteliali, all'interno del falso lume, il falso lume è tappezzato da cellule della muscolare, della media, okay? Che si scollano. Questo è quello che vedo se io faccio la mia sezione sagittale su una microscopia. Sostanzialmente in basso, la figura di sinistra, in basso a destra, vedete il vero lume che è schiacciato ed è circondato da cellule endoteliali. In alto a sinistra vedete il falso lume che, come vedete, è ricoperto invece di cellule della media, cellule muscolari, che sono quelle colorate in rosso. A destra vedete un pezzo anatomico macroscopico di un'aorta ascendente, dove si vede chiaramente indicato dalla riga dritta un foro in entrata in aorta ascendente responsabile di una dissezione dell'aorta ascendente. Per quanto riguarda le classificazioni, ce ne sono diverse. Una volta si usava la classificazione di Baker, questa è la classificazione che si utilizza adesso, cioè la classificazione di Stanford. In parole semplici, se la dissezione coinvolge l'aorta prossimalmente
all'emergenza dei tronchi brachiocefalici, quindi sostanzialmente se la dissezione coinvolge un qualsiasi tratto dall'emergenza della valvola aortica all'emergenza della subclavia di sinistra, allora parliamo di dissezione di tipo A di Stanford. Se la dissezione invece inizia più a valle della subclavia di sinistra, quindi non coinvolge i tronchi, non coinvolge l'aorta ascendente, parliamo di dissezione tipo B. È importante questo tipo di classificazione, non è solo una cosa anatomica, perché come vedrete cambia completamente il trattamento. Nel caso di dissezioni che coinvolgono l'aorta ascendente, i tronchi e anche la porzione dell'aorta discendente, la porzione sottostante, quindi tra virgolette una cosa A più B, si considera comunque una classificazione tipo A. Quindi se è coinvolta l'aorta ascendente e i tronchi è tipo A. Se non è coinvolta l'aorta ascendente, i tronchi è di tipo B. È importante, ripeto, perché cambia completamente il trattamento. Quali sono i fattori predisponenti di una dissezione aortica? La letteratura sulle sindrome aortiche acute non è particolarmente grossa. Questo è un registro storico di dissezioni molto ampio che fa vedere come in realtà i criteri, di rischio, fattori di rischio per una dissezione aortica sono sia, diciamo, fattori situazionali, come può essere il trauma classico, il trauma da decelerazione, quindi incidenti stradali, oppure cadute dall'alto, e ci possono essere delle condizioni predisponenti di tipo congenito, che possono essere sia patologie del connettivo, per esempio, oppure la bicuspide aortica, che abbiamo visto nella lezione scorsa sulle valvulopatie, o la coartazione dell'aorta. Sono tutti fattori che possono contribuire a una dissezione aortica. Le patologie infiammatorie aortiche, le aortiti, l'artrite a cellule giganti, il Takayasu, il Behcet, l'aortite luetica da sifilide, sono tutte condizioni, tra virgolette, acquisite. I due grossi fattori di rischio modificabili per la dissezione aortica sono l'ipertensione arteriosa, come abbiamo già accennato, può contribuire a una dilatazione, soprattutto il primo tratto dell'aorta ascendente e il fumo. In linea di massima, questo tipo di profilo, cioè paziente iperteso, fumatore con patologie del connettivo, con patologie autoimmuni infiammatorie aortiche, oltre ovviamente al trauma di decelerazione, è il paziente in cui dobbiamo sospettare una dissezione aortica. Parlo di sospetto perché sia per le sindromi coronariche acute che per l'embolia polmonare, molto spesso questo tipo di patologie è sottodiagnosticato, perché soprattutto in un setting, tra virgolette, di urgenza, paziente che arriva con una dissezione aortica ha o dei sintomi, come vedremo, abbastanza specifici, oppure mima la sindrome coronarica acuta. Dissezione aortica e embolia polmonare sono anche chiamate le grandi mimatrici, perché mimano la presentazione, la clinica, il laboratorio, l'ECG, molto spesso, di una sindrome coronarica acuta. E quindi va pensato che il paziente potrebbe in realtà avere una di queste due cose. Perché sono chiamate grandi mimatrici? Perché la dissezione aortica può venire cambiata per una SCA? Perché ha un dolore toracico. Ha un dolore toracico di tipo viscerale, perché l'aorta è comunque innervata dal sistema autonomo. Il dolore, se siamo fortunati, non è proprio uguale però al dolore anginoso, perché ha più spesso caratteristiche di improvvisa comparsa. Paziente sta bene, di colpo sente un dolore forte che molto spesso non è costrittivo, ma è urente, tipo un bruciore o è tipo una pugnalata. È difficile da localizzare precisamente come tutti i dolori viscerali. In questo caso però può essere migrante. E cosa vuol dire? Che il paziente riferisce per esempio un dolore al petto che dopo qualche minuto si irradia al collo, che dopo qualche altro minuto si può irradiare dietro la schiena. Cosa sta succedendo in questo paziente?
la dissezione sta progredendo, quindi la pressione di sangue all'interno del falso lume sta scollando piano piano la media dell'aorta e quindi la progressione del dolore sostanzialmente si riferisce al fatto che la dissezione sta progredendo dall'aorta ascendente al tronco brachiocefalico in aorta discendente toracica. La migrazione del dolore deve far porre un forte sospetto a chi fa l'anamnesi di dissezione. E altri segni: la pressione arteriosa spesso elevata, perché abbiamo detto uno dei fattori di rischio, e molto spesso c'è un deficit dei polsi, paziente che perde per esempio polsi periferici, soprattutto se da un lato sì e dall'altro no, va sospettata una dissezione aortica, semplicemente perché la dissezione può coinvolgere, per esempio, la succlavia di destra, ma non la succlavia di sinistra, e quindi io ho un paziente che il polso destro radiale è assente, il polso sinistro è perfettamente evidente. Stessa cosa per gli arti inferiori, delle asimmetrie nella presenza di polsi devono sempre far sospettare una dissezione aortica. E poi ci sono le cosiddette sindromi da progressione. Cioè, slaminando, a seconda del vaso che viene coinvolto dalla dissezione, quindi a seconda del vaso che viene occluso dal falso lume, posso avere delle sindromi da occlusione, che possono essere sindromi di tipo sincopale, se per esempio il falso lume va a chiudere l'emergenza, per esempio, di una carotide comune, in caso di solito di ateromasia carotidea già preesistente, questo è ancora molto più semplice. Se il falso lume mi va a occludere delle arterie spinali, posso avere sindromi neurologici tipo parestesie, paraplegie, posso arrivare anche alla paraparesi, cioè alla perdita della capacità muscolare degli arti inferiori. Posso avere un infarto intestinale se la dissezione mi va a coinvolgere, per esempio, le mesenteriche o il tripode celiaco. Posso avere una sindrome emorragica a livello urinario acuto e posso avere un'anuria se il falso lume progredendo in aorta addominale mi va a occludere arterie renali. Posso avere ischemie acute se la progressione dall'aorta va sull'iliaca comune e poi giù. Quindi, per capire la dissezione aortica, che come vedete può dare un quadro clinico estremamente variegato, bisogna pensare a quello che può fare il mio falso lume nel momento in cui scolla le pareti della media e progredisce. C'è anche da dire una cosa, che la dissezione aortica può progredire anche in senso retrogrado, quindi il mio falso lume si può espandere anche verso monte, quindi verso la valvola aortica, e mi può andare per esempio a occludere una coronaria, nel qual caso avrò un'ostruzione completa delle coronarie e avrò una stemi a tutti gli effetti. Oppure può rompere in pericardio e a quel punto avrò un tamponamento cardiaco emorragico e molto spesso questo si traduce in una dissociazione elettromeccanica e in una morte cardiaca improvvisa. Questo perché il volume di sangue all'interno del falso lume è tale che quando rompe in pericardio arriva un sacco di volume di sangue all'interno del pericardio. Abbiamo già detto nella lezione sulla patologia del pericardio come il pericardio nel breve periodo si comporta come una struttura rigida, quindi aumentano le pressioni all'esterno sulle cavità cardiache, di solito è sufficiente per portare a una dissociazione elettromeccanica. E abbiamo altre sindromi in cui non si hanno delle ostruzioni, ma si hanno delle compressioni, cioè l'aorta che con il falso lume aumenta le proprie dimensioni proprio perché la tonaca media è tra virgolette già stata danneggiata e quindi fa meno resistenza. Molto spesso le dissezioni aortiche portano dall'esterno, soprattutto dalla lastra, a una dilatazione del diametro dell'aorta. Possono comprimere, per esempio, il nervo laringeo ricorrente che passa sotto l'arco aortico, quello di sinistra, e dà una disfonia. Oppure può comprimere i gangli stellati, che sono i primi gangli simpatici a livello mediastinico, e dare la classica sindrome di Claude Bernard Horner, che
si manifesta soprattutto, primo dato facile da vedere anche all'ispezione, con la ptosi palpebrale unilaterale, se l'aorta discendente comprime l'esofago, vomito e disfagia. Come abbiamo detto, ci sono anche sindromi da rottura che possono essere dovute al fatto che questo falso lume può creare una porta in uscita, e può creare una porta in uscita non solo verso il vero lume, ma anche rompendo la ventizia. E quindi, a seconda di dove rompe, posso avere un emopericardio, se rompe all'interno del sacco pericardico, posso avere un versamento pleurico, se rompe all'interno della pleura, di solito ho un emomediastino più che un versamento pleurico, oppure se rompe l'aorta addominale posso avere un emoperitoneo. Va da sé che queste sono complicanze di solito fatali se non vengono trattate subito in maniera aggressiva chirurgicamente. I marker di laboratorio. Se vi ricordate la lezione sulla sindrome coronarica acuta, vi ricordate anche come una delle cause di aumento di troponina è data anche dalla sindrome coronarica acuta, oltre che dalla dissezione dell'aorta e dell'embolia polmonare. Quindi, in questo caso, ritorna al discorso della dissezione che mima la sindrome coronarica, perché io avrò un paziente con un dolore toracico con una troponina aumentata. Se sono fortunato, tra virgolette, posso avere una riduzione dell'ematocrito, che mi sta a significare che già probabilmente ho una sindrome da rottura sottostante, magari cronica, ma ce l'ho, oppure un rialzo brusco della creatinina che mi dice che la mia dissezione ha occluso un'arteria renale e sto andando incontro a un infarto renale. Altra cosa importante è la dissezione aortica, mima la SCA anche per quanto riguarda l'elettrocardiogramma. Qui vedete un paziente in cui la dissezione aortica ha chiuso una coronaria di destra, e come vedete il tracciato è quello di una STEMI, cioè un ST soposlivellato in D3 e AVF. In realtà in questo caso c'è un'alterazione dell'ST anche nelle precordiali destre, V1, V2, con un sottoslivellamento speculare in sede laterale. Se vedete D1, VL, V5, V6 hanno tutte le ST sottoslivellate. In questo caso la dissezione è progredita verso la valvola, verso il bulbo aortico, e ha occluso un'arteria coronarica. L'Erichs torace una volta era molto utilizzato, adesso si utilizza abbastanza poco, perché nel momento in cui l'Erichs torace diventa patologico, in realtà probabilmente siamo già arrivati tardi. Se vedete a sinistra, c'è un allargamento soprattutto del terzo superiore del mediastino, dato dal fatto che più che la dissezione aortica ho un aneurisma, uno pseudoaneurisma dell'arco aortico. A destra vedete un emoperitoneo, cioè il polmone di destra, che è quello che vedete a sinistra nella radiografia di destra, è normale. Il polmone sinistro, che è quello che vedete a destra, è completamente bianco, perché è in realtà la cavità mediastinica è invasa dal sangue. Questa è una sindrome da rottura in mediastino. Dato molto importante ce lo dà l'ecocardiogramma, soprattutto in questo caso l'ecocardiografia transesofagea, che mi permette di vedere, nei casi più importanti, come vedete nella figura di destra, il falso lume e il vero lume. Cioè, io ho la mia aorta, all'interno della mia aorta ho, se vedete, una formazione ecogena come le pareti dell'aorta. L'aorta è quella centrale, tonda perché è tagliata sagittalmente. Questa cosa, che spesso è mobile, si chiama flap intimale, cioè è l'endotelio e la parte della media che è stata scollata dal falso lume, che adesso fa da divisorio tra il vero lume e il falso lume. L'ecocardiografia transesofagea è importantissima per andare a valutare la progressione della dissezione, e come vedete invece nella figura di destra si vede un flusso blu con una punta gialla e un flusso azzurro, che è sostanzialmente un tramite tra il vero lume e il falso lume. Il vero lume è quello piccolo concentrico, il falso lume è quello grosso eccentrico.
L'angiografia, una volta si usava, adesso non si usa più, semplicemente per un motivo, perché se la mia dissezione aortica coinvolge le arterie femorali, dove io di solito andavo a fare la puntura, o le arterie radiali che si utilizzano adesso, io posso andare a pungere non il vero lume, ma il falso lume. A quel punto mandare su dei cateteri vuol dire aiutare il falso lume a scollare la dissezione. Non si utilizza quasi più quello che si utilizza come gold standard dell'attacco. Attacco al contrasto, che ovviamente deve essere un attacco perlomeno torace-addome, mi permette di vedere l'interessamento di tutte le porzioni dell'aorta. Quello che vedete a sinistra è un piano frontale in cui sostanzialmente io ho una dissezione che coinvolge tutta l'aorta dall'arco, che è quello che vedete in alto. Se vedete, c'è una parte più chiara dell'aorta, che è quella dove va il contrasto, che è il vero lume. C'è una parte più scura, una specie di manicotto, come vedete molto irregolare, che è il falso lume. Sezioni sagittali, come vedete a destra, ci permettono di vedere il vero lume, quello indicato con la T, che è più chiaro perché prende contrasto subito, è il falso lume, è quello più scuro perché prende contrasto più tardivamente, e quindi questa è di estremo interesse perché mi permette, uno, di fare una classificazione A e B, due, mi permette di confermare quali sono le diramazioni aortiche che possono essere occluse dal processo di dissezione, le strutture che possono essere compresse e eventualmente i tramiti in entrata ed uscita, quindi faccio diagnosi anche delle sindromi da rottura. Più o meno equivalente, anche se in realtà l'attacco mi dà un po' di informazioni in più, è la risonanza. In questo caso, se vedete, il vero lume, figura di destra, TL, true lumen, è nero nelle sezioni in T2, il falso lume è lievemente più chiaro, perché comunque il tipo di flusso non è lineare. C'è spesso all'interno del falso lume anche una componente di coagulazione, una componente trombotica. Perché è importante la suddivisione tra dissezione tipo A e tipo B? Perché cambia completamente, come abbiamo detto, l'approccio terapeutico. Cioè, nelle dissezioni tipo A è importantissimo l'intervento chirurgico. Pazienti con dissezione tipo A, se non vengono operati, qui vedete la storia naturale, sostanzialmente muoiono a un mese dalla dissezione, la mortalità è sopra il 90%. Le dissezioni tipo B, quindi quelle che non coinvolgono, come abbiamo detto, l'aorta ascendente, il tronchi e sovraortici, invece hanno una percentuale di sopravvivenza molto più alta. Cosa vuol dire questo da un punto di vista pratico? Che la dissezione tipo A va operata il prima possibile e bisogna essere abbastanza aggressivi, perché sennò il paziente muore. La dissezione tipo B, se non complicata, è meglio non operarla, è meglio trattarla con la terapia medica. E questo si vede anche da questo secondo grafico, che è lo stesso registro che vi facciamo vedere prima, dove sostanzialmente vedete che diciamo, i punti chiari, quelli bianchi, sono il trattamento medico. Vedete come, per esempio, i quadrati bianchi sono le dissezioni tipo A trattate con terapia conservativa, che come vedete sono quelle che muoiono molto di più, mentre i triangoli bianchi sono le dissezioni tipo B trattate dal punto di vista medico, non complicate, ripeto, che sono quelle che muoiono di meno. Quindi, per ripetere un concetto fondamentale, dissezione tipo A, intervento chirurgico, dissezione tipo B, se non complicato, l'intervento chirurgico è controindicato, si fa una terapia medica. Qual è la terapia medica? Terapia medica è innanzitutto la riduzione della pressione arteriosa. Il paziente con dissezione aortica deve avere valori pressori più bassi possibile, perché l'aumento della pressione all'interno del vero lume spinge sangue all'interno del falso lume e contribuisce allo scollamento e alla progressione della dissezione. Quindi, paziente con una dissezione tipo B, ma questo vale anche per la tipo A prima che vanno in sala, va ridotta la pressione il più possibile. Si può
possono utilizzare gli antipertensivi classici, si può utilizzare il nitroprussato di sodio che agisce per via endovenosa. Vengono utilizzati i beta bloccanti perché riducono l'inotropismo del ventricolo sinistro e quindi riducendo la contrattilità del ventricolo sinistro ovviamente si riduce anche la pressione. Altra terapia fondamentale è la morfina perché le dissezioni sia tipo A che tipo B sono estremamente dolorose, quindi riduzione del tono simpatico, eliminazione del dolore tramite oppioidi. Per quanto riguarda la terapia chirurgica, che ripeto è indicata in dissezione tipo A e tipo B, qualora siano complicate, per complicate intendo dissezione tipo B con una sindrome, per esempio insufficienza renale, ischemia dell'arto inferiore, sindromi da rottura, sono tutte tipo B complicate, quello che si fa è un intervento chirurgico in cui si va sostanzialmente a, in questo caso, la figura sopra sono una sostituzione di una aorta ascendente con un tubo che può anche essere un tubo valvolato, cioè con la protesi valvolare all'interno. Nel caso di dissezioni che coinvolgono la valvola aortica oltre all'aorta ascendente, oppure figura di sotto un Elefantrunk, cioè una procedura di rimozione del versante, tra virgolette, dell'arco aortico in questo caso colpito dalla dissezione e la sostituzione con un tubo di materiale protesico. Questo è quello che succede per esempio su un arco aortico, figura in alto a sinistra, vedete un arco aortico estremamente dilatato, si intravede sotto un ematoma, se vedete la parete è abbastanza scura. L'arco aortico malato colpito a dissezione, vedete, viene completamente scisso. In alto a destra riesco a vedere la valvola aortica dall'alto e in basso vedete la sostituzione con il tubo e materiale protesico. E due parole sulle altre due sindromi aortiche acute, ripeto, molto più rare della dissezione aortica, che sono l'ematoma intramurale e l'ulcera aterosclerotica penetrante. Che cosa sono? Sostanzialmente sono, secondo alcuni autori, le prime fasi che poi portano alla dissezione aortica. Cioè, nel caso, per esempio, dell'ulcera aterosclerotica penetrante, io ho un'ulcera che si è formata su una placca. Quindi, a tutti gli effetti, la fisiopatologia è simile a quella che abbiamo visto per le coronarie. Quindi, placca aterosclerotica, cappuccio fibroso, rottura del cappuccio fibroso, esposizione di materiale protrombotico. Quindi in questo caso io ho la fissurazione dell'intima, dello strato endoteliale, ho l'esposizione di fattori protrombotici, ancora non ho l'evoluzione verso la dissezione aortica. Quindi ho il tramite, ma non ho il falso lume. In basso vedete sostanzialmente delle immagini TAC a livello sagittale che vi fanno vedere che sostanzialmente, per esempio, pannello E, in basso, in centro, abbiamo una aorta discendente con, indicato dalla freccia, un plus di riempimento, cioè il mio contrasto non mi prende tutta l'aorta, ma mi rientra anche, come vedete, all'interno dell'ulcera. Quella è l'ulcera aterosclerotica penetrante. Perché aterosclerotica? Perché è risultata una placca aterosclerotica che si rompe. Perché è penetrante? Perché va a penetrare la tonaca muscolare, la media. Per quanto riguarda l'ematoma intramurale, invece, avrò l'ematoma, l'abbiamo visto nella slide iniziale, ma senza la fissurazione. Quindi ciò un ematoma a livello della tonaca media, della tonaca muscolare, senza un foro d'entrata. Perché vanno dette? Perché, come vedete, molto spesso evolvono verso una dissezione aortica, soprattutto l'ematoma intramurale, ma anche la l'ulcera aterosclerotica penetrante, può evolvere verso una dissezione aortica. Meno frequentemente si rompe, quindi invece di avere un tramite verso il vero lume ha un tramite esterno verso l'avventizia, solo in un 10% dei casi si stabilizzano, può portare alla formazione di pseudoneurisma, può evolvere sostanzialmente in senso negativo, quindi vanno tenuti.
controllo, e questa è per esempio quello che si vede un attacco di un nostro paziente. In questo caso vedo un arco aortico. Se ci fate caso, l'arco aortico sulla destra ha un'indentatura che è un'ulcera penetrante, e questo invece è un ematoma intramurale. In questo caso la sezione è una sezione frontale, l'aorta è centrale, attorno all'aorta c'è un manicotto spesso, che è tutto ematoma. Non si riescono a trovare l'attacco tramite di entrata ed uscita tra il vero lume e l'ematoma. Si tratta di un ematoma intramurale. Un ematoma intramurale come questo, molto esteso, vedete che coinvolge sia l'aorta toracica che l'aorta addominale, è molto facile che progredisca verso una dissezione aorta. E questo è quello che vedo all'angiografia dell'ulcera penetrante. In alto, vicino al pigtail, cioè al catetere che vedete dentro il vaso, fa un ricciolo come la coda di un maiale, c'è un'estroflessione a sinistra che ha una grossa ulcera penetrante. E qual è la prognosi? Sostanzialmente, l'abbiamo detto, in una minima percentuale dei casi, 10-20%, per gli ematomi regrediscono, si stabilizzano, molto più facilmente progrediscono verso una dissezione aorta, e quindi vanno tenuti in attento follow-up e vanno controllati i fattori di rischio per la dissezione aortica, che sono gli stessi anche in queste due patologie. La terapia, per quanto riguarda l'ematoma intramurale, abbiamo detto follow-up stretto. E se l'ematoma intramurale è di tipo B e non è complicato, si può fare terapia medica. Se l'ematoma intramurale è di tipo A o è di tipo B ma dà complicazioni, la terapia è la stessa della dissezione aortica, quindi si interviene chirurgicamente. Per l'ulcera penetrante, molto più, diciamo, facile fare una terapia medica. Si interviene spesso con un'endoprotesi, quindi con uno stent che viene posizionato per via femorale solitamente a chiudere la placca, e nel paziente complicato, nel paziente instabile o sintomatico. Con questo abbiamo finito la nostra lezione sulle sindromi aortiche acute e ci vediamo la prossima volta.